citava Ursula von der Leyen, ovviamente noi ci auguriamo che gli italiani tornino a vaccinarsi e in gran numero, ma la Presidente della Commissione ieri ha fatto questa proposta di un passaporto o un certificato, un lascia passare che consenta alle persone di tornare a viaggiare. Lei crede che è uno strumento efficace o rischia di essere un'arma spuntata perché poi varranno comunque le decisioni prese dai singoli stati? Beh, insomma, il punto è che non dovrebbero valere le decisioni prese dai singoli stati, però sappiamo che abbiamo istituzioni europee che sono ancora deboli rispetto alle decisioni prese dai singoli stati. Abbiamo appunto visto che un esempio l'abbiamo appunto visto col blocco di AstraZeneca da parte di alcuni stati, in particolare in assenza di una decisione da parte europea. A me sembra una proposta sensatissima quella di dire avere una specie di passaporto, non lo si può chiamare così, un certificato verde che consenta di viaggiare più facilmente. Interpello l'economista, se si introduce una cosa di questo genere qua, il passaporto, ma le politiche di sanità pubblica impediscono a lei o a me di potermi vaccinare gratuitamente, bisogna mettere il vaccino a pagamento, così anch'io con la mia famiglia posso andare nella Foresta Nera o alla Costa Azzurra liberamente? Ma non credo ce ne sia di bisogno, insomma adesso le forniture arriveranno, dovrebbero aumentare, quindi non credo proprio ci sia bisogno di parlare di vaccinazioni a pagamento. Il flusso di vaccini arriverà e non credo fra l'altro che gli altri stati siano tanto contenti di vedere vaccinati a pagamento persone che vengono da un altro stato, non mi sembra una questione in pratica molto rilevante. Speriamo, perché le vacanze sono di lì a venire e tutti ovviamente abbiamo voglia di tornare in vacanze, soprattutto che si torni ad una normalità che ci consente di viaggiare. Ci fermiamo.